Sono arrivato all'Italia circa 9 anni fa. Quando sono arrivato, per fortuna, ho trovato chi mi insegna a fare le pizze, che era una persona brava anche, che era campione di pizza. Dopo ho pensato a aprire conto mio, sono riuscito a aprire qua a Santa Maria. È iniziato con poco lavoro, ma adesso ho aumentato il lavoro terribile anche, ce l'ho tante clientele. Adesso sono arrivato al livello, la settimana, 450 pizze. Io mi occupo di microcredito e sono la responsabile della filiale di Milano di Permicro. Tendenzialmente noi ci occupiamo di sviluppo quando si tratta di un'attività già avviata, quindi ingrandimento dei locali, investimento in un nuovo forno, investimento in una nuova macchina da cucire, questo tipo di investimenti. Ciao Demian! Ciao, tu bene? Sì, tu? Tutto a posto? Sei arrivato con il terreno? Sì. Mi prepari un'ottima pizza con i porcini prima che iniziamo? Certo. La pizza è buonissima. Sottile, con la crosticina non troppo molle, buona mozzarella, buona pomodoro, buona, a me piace molto la sua pizza. Devi essere bella e buona, cucinata bene, bella rotonda, bella vena, bronzata, non è brosciata, così è la bellezza della pizza. L'impasto normale lo faccio liscio, e acqua, farina, olio, sale, una cosa semplice, ma c'è un segreto particolare, possiamo dire leggermente che Santa Maria benedice il lavoro. Io ho conosciuto Demian tramite il suo commercialista, era a conoscenza della volontà da parte di Demian di allargare i locali per sfruttare meglio la pizzeria nella pausa pranzo. È venuto a trovarmi con il suo collega, che hanno parlato con me, abbiamo fatto il calcolo cosa incasso, cosa spendo, come la tassa, come la IVA. Era con 20 ID, ha parlato con il suo ufficio, è riuscito a tenere che mi danno il prestito. E da lì è stato dato il finanziamento e Demian è partito con la richiesta di tutti i permessi, le valutazioni per fare questi famosi lavori di ampliamento del locale. Mensilmente incontro Demian e facciamo un punto della situazione, di come stanno andando gli affari. Demian ha una grande capacità di comunicazione e quindi è riuscito a creare un rapporto col paese molto particolare. Sono sempre di più le persone che lo amano e apprezzano la sua pizza. Qual è la pizza più buona secondo te? Secondo me preferisco o Bomba o Santa Maria. Ho capito, perché sono simili. Cioè la Santa Maria, salame piccante, salsiccia, peperoni, cipolle, zola, io non riesco a lavorare poi. Anche con la banca di Heidi possiamo andare avanti con altro affare, magari apro un ristorante, vedo cosa c'ho da soldi, poi Heidi mi aiuta con la sua banca. Lui è sempre proiettato sul futuro, è una caratteristica che io apprezzo molto degli egiziani che fanno questo tipo di attività, hanno un percorso di crescita. Secondo me il futuro di Demian sarà un ristorante. Non in tanti ci riescono. Demian, secondo me, è uno che ce la fa.